Un gruppo di brigatisti che non fu mai coinvolto in precedenza in atti o fatti di sangue decide di sequestrare uno degli esponenti più in vista della DC dell'epoca, tenendolo ostaggio per ben 55 giorni in barba di tutti i servizi segreti del mondo che lo cercavano. Esordisce così Michelle Emi Maritato, presidente di Assotutela, in lizza sicura per il governo di Roma al decadimento di Marino in onore della scomparsa di Aldo Moro. Ci raccontano in calza Maritato che personaggi del genere siano stati in grado di trivellare gli agenti che scortavano Moro senza sfiorarlo, una mira ed un'esecuzione da comando militare, strano visto che i brigatisti, afferma Maritato, dichiararono di esercitarsi a salve nella casa di uno di loro, strano inoltre che non fu fatta nessuna perizia sui proiettili ritrovati, e strano che dopo 55 giorni riescano a riportare il corpo in via Caetani, sfuggendo ai massicci controlli del tempo. Solo coincidenze frutto del caso, si chiede il presidente di Assotutela Maritato. Io leggo questo omicidio in chiave esoterica, come l'inizio dell'appartenenza della nostra nazione ad un progetto di ordine mondiale. L'operazione continua, il presidente parte in via Fani, fondatore del circolo di Santa Rosa, si chiude in via Caetani, dentista segreto. Come collegarli? Renault Rossa, RR, iniziali di Rosa Rossa, via Caetani numero 9, dove troviamo il conservatorio di Santa Rosa. 55 giorni, ossia il 510 e 5 della Divina Commedia, il rimedio alla corruzione, anche il nome non fu a caso. Nella più importante opera di Campanella, noto per opere rosa crociane, si parla del principe Mor, noto come il governatore della Città del Sole, ossia la nuova comunità europea che proprio in quell'anno pose la prima pietra. Un colpo di brigatisti o un progetto più grande di tecnofinanza illuminata? Continua il presidente Maritato. Intanto l'Italia ti ricorda.